Io sono Mario e faccio parte del gruppo di ragazzi vicentini che hanno partecipato alla GMG a Panama. È stata un'esperienza molto bella, molto formativa e la cosa che più mi ha colpito è stata l'accoglienza che abbiamo ricevuto a Panama in alcune famiglie che ci hanno trattato veramente come dei figli e che ci hanno trattato come una benedizione venuta dal cielo, non limitandosi alle parole, quindi di accoglienza, ma rendendosi disponibili per ogni esigenza, per ogni bisogno. Un altro fatto bellissimo della GMG, che era anche l'aspettativa che mi portavo prima di partire, è stato quello di poter incontrare giovani di tutto il mondo in un periodo in cui si tende a chiudersi invece condividere emozioni forti. Ciao, sono Chiara e ho partecipato anche alla GMG. Tra i momenti principali della GMG ci sono stati la veglia e la messa della domenica. Sono stati i momenti più emozionanti delle due settimane, in quanto abbiamo visto il Papa e siamo stati in mezzo a tantissimi giovani di tutto il mondo. Tra le cose che mi sono rimaste più nel cuore sono state le parole del Papa, che ha augurato noi giovani di non essere il domani della Chiesa ma di essere l'oggi, e quindi non farci scorrere su di noi ciò che avviene ma di farlo avvenire. Dopo l'esperienza della GMG, il nostro gruppo ha trascorso una settimana in Salvador e come una delle esperienze più forti che mi porto a casa è stata l'esperienza che noi vicentini abbiamo fatto nella comunità di Nuevo Cuscatlán, accompagnati dalla sorella Annalisa di Torre di Quartesolo. È stata un'esperienza molto, molto forte, perché abbiamo vissuto un paio di giorni in compagnia delle famiglie in una comunità più rurale. Abbiamo potuto assaporare quello che era la loro cultura, il loro anche modo di vivere la fede tutti insieme in modo molto più comunitario, e il loro modo di compartire, come dicono loro, di condividere, anche se quello che hanno non è così tanto, ma sono sempre disposti a condividere con chi ha bisogno. In Salvador abbiamo avuto la possibilità di ripercorrere le tracce e il sentiero di Sant'Oscar Romero, che appunto è stato arcivescovo di San Salvador fino a che non fu ucciso nel 1980, e abbiamo visto i luoghi dove ha vissuto, i luoghi in cui ha portato la sua testimonianza di fede. È stato un bellissimo esempio di una persona che a un certo punto prende coscienza di quelli che sono i problemi e le ingiustizie del popolo in cui vive, e con la fede riesce ad accompagnarli grazie al suo operato concreto, un suo esempio concreto di una persona che riesce a portare la fede tra le persone, sia con le parole che con i fatti. Un bellissimo esempio da poter condividere. L'esperienza che abbiamo vissuto a Panama, in Salvador, è stata molto forte, per questo alcuni di noi hanno ancora difficoltà a metabolizzare. Sicuramente quello che ci siamo portati a casa e che abbiamo imparato da questi popoli del Centro America è la semplicità e la gioia con cui vivere la fede nella quotidianità, e anche vivere la nostra vita con amore, ecco. C'è ancora tanto da raccontare, per cui se siete ancora incuriositi, se ancora qualcosa volete sentire dalla nostra esperienza, dalle nostre testimonianze, venite venerdì 1 marzo a ora decima alle 20:30, faremo una serata di condivisione delle nostre esperienze, dei nostri racconti. Ci sarà prima una parte con il Silent Play di Non dalla guerra, e poi insieme al Vescovo racconteremo il nostro pellegrinaggio, l'esperienza della GMG e di San Salvador. Vi aspettiamo il 1 marzo per condividere una bella serata insieme.